Samsung Galaxy M12 ed M13 sono due dispositivi ai quali possiamo dire che non manca davvero niente per l'usabilità quotidiana, per l'utilizzo che poi alla fine ogni utente medio fa del telefono quotidianamente. Quali sono le differenze? Partiamo subito col dire che il Samsung Galaxy M12 è nettamente più pesante, nonostante la batteria sia la stessa. Infatti pesa circa 210 grammi, per l'esattezza 214, contro i soli 192 dell'M13. Ora, soli è un modo di dire, ovviamente è un dispositivo grande, è un dispositivo quindi pesante, anche perché possiamo contare su ben 5000 mAh di batteria su entrambi i dispositivi. Però 25 grammi di differenza sono veramente tanti e il Samsung Galaxy M13 in mano ha veramente un altro impatto nell'usabilità quotidiana, è veramente differente, anche perché lo spessore è diverso. M12 è più spesso, è quasi un centimetro contro gli 8,4 dell'M13. Anche questo nell'utilizzo quotidiano fa veramente una differenza, è una piacevolezza usare un dispositivo più fine perché sembra di avere qualcosa in mano che sia più premium, non so perché, ma poi effettivamente è così. I chipset sono gli stessi, Exynos 850 per entrambi con la Mali G52. Vanno bene praticamente entrambi anche per il gaming, ovviamente non giochi troppo pesanti, non giochi troppo spinti. Sono entrambi dual SIM ed in più hanno anche l'espansione di memoria con la micro SD, quindi possiamo espandere la memoria interna. I pannelli sono quasi identici, ma non del tutto. Anzitutto hanno 90 Hz, quindi un refresh rate più alto che fa usare il dispositivo con una piacevolezza maggiore ed è più fluido, più veloce. Sembrerà di avere un qualcosa in mano che è veramente veloce e scattante. Le dimensioni del display sono pressoché identiche. Parliamo di un 6,5 pollici per l'M12 e un 6,6 per l'M13, che ha però un display leggermente migliore. I colori rendono meglio, non so come spiegarlo, sembrano più vividi, sembra di avere un pannello migliore nell'utilizzo quotidiano. Per i contenuti multimediali vanno bene entrambi. Vanno bene entrambi perché hanno dei display che sono veramente enormi e grazie ai 90 Hz e a 5000 mAh di batteria li possiamo stressare oltre ogni limite e all'ora tarda di sera ci arrivano comunque entrambi. Allora, perché scegliere uno rispetto all'altro? Beh, indubbiamente per gli aggiornamenti. M13 è uscito dopo, ha un design più bello, più accattivante e sembra avere, no, quel qualcosa in più su tutto, anche se poi è praticamente lo stesso telefono, perché il processore è quello, la scheda grafica è quella e il display è quasi quello e la batteria è la medesima, però appunto, come abbiamo detto, è un filo superiore su altri aspetti, come ad esempio lo spessore, il peso e il display, che sembra appunto essere leggermente meglio, rende un pochino di più. Lascio qualche link in descrizione perché attualmente soprattutto l'M13 è in offerta e costa veramente il giusto. Lascerò in descrizione anche il link al mio canale Telegram dove pubblico offerte del mondo tech. Se non sei iscritto sai cosa fare. Ciao, al prossimo video.